Allora, Gio di Tonno ai microfoni di Umbria Radio, Notre Dame de Paris verrà a Perugia, è un evento attesissimo, biglietti prevendite polverizzate, ma cosa diciamo al pubblico che l'ha visto, ma anche che ancora non l'ha visto? Che spettacolo è Notre Dame? Bella domanda. Allora, quelli che l'hanno visto, posso rassicurarli dicendo che rivedranno lo stesso entusiasmo, la stessa emozione, la stessa passione, lo stesso spettacolo. Con qualcosa in più, e dico sempre che quel qualcosa in più sono i nostri anni di esperienza che ci hanno reso ancora più forti, più consapevoli del nostro mestiere, quindi vedrete un grande Notre Dame. Quelli che non l'hanno visto invece devono venire per forza perché non possono perdersi un evento unico nel suo genere. E soprattutto parlo, mi riferisco agli scettici, venite perché è uno spettacolo entusiasmante, emozionante, che non ha un attimo di tregua e quindi venite a scoprire questa bella storia d'amore nella quale poi tanti si rispecchiano, si ritrovano. La magia di questo Notre Dame è una domanda che ritorna molto spesso, ma si può descrivere la magia di questo grande spettacolo che mettete in scena? Guarda, è difficile descriverla in effetti, è difficile, bisogna viverla. Io dico adesso, ultimamente, perché mi sono chiesto anch'io tante volte, in tanti anni, che cosa c'era così in Notre Dame di così forte, così accattivante. Uno spettacolo popolare con grandi musiche, le musiche di Riccardo Cocciante, che insomma sappiamo quanto sia bravo a scrivere cose forti, intense, anche se vogliamo orecchiabili, che arrivano all'orecchio di tutti, arrivano al pubblico con grande poesia, con grande leggerezza. E quindi la magia è quella, la magia di aver trovato interpreti che hanno una grande fusione sul palcoscenico, e uno spettacolo messo in scena con grande sincerità, altrimenti Notre Dame non arriverebbe ai cuori delle persone. L'ultima battuta, è tornato nel palco insieme a Lola Pons dopo il successo di Sanremo, dopo tante altre esperienze. Qual è l'emozione tua anche di tornare sul palcoscenico di un teatro? Guarda, nello specifico tornare a recitare con Lola è bello perché abbiamo ritrovato, diciamo, grande feeling, ma quello è quasi una cosa innata che abbiamo, il fatto di ritrovarci a cantare insieme così. E la cosa forte è che ho ritrovato un'amica, con anche lei, non ci vedevamo da 3 o 4 anni, e che cosa ho ritrovato? Ho ritrovato una persona matura, una persona con due bimbe, io ne ho fatto uno, quindi è anche bello condividerci adesso che abbiamo delle vite diverse. Io con lei avevo fatto Sanremo, tante serate, i Promessi Sposi, tanti spettacoli, insomma, e quindi ci risulta semplice stare insieme sul palcoscenico ed è stato veramente bello. È stato anche uno dei motivi per cui ho accettato di rifare Notre Dame. La ringraziamo e un saluto a Umbria Radio, agli ascoltatori nostri. A tutti gli ascoltatori e gli spettatori di Umbra Radio, un grande abbraccio da Gio di Tonno. Ciao. Volesse il diavolo.